Buongiorno, qui abbiamo Gatta Stellina oggi, già fatto la pappa, quindi la vediamo molto tranquilla. Ora del sonnellino, gattina, un patatina, partono subito le fusa, coccole 2 secondi e partono subito le fusa. E qui chi c'è questo gattino? Ciao Bubu, ciao Bubu. Allora, Denver in questo momento sta cercando un posticino dove andare a fare il pisolino. Pisolino post pappa. Dove vai a farlo sto pisolino? Che vediamo? Vediamo. No, altra pappa no, gatto Denver. Sei ingrassato di nuovo, gatto Denver, è una cosa incredibile. Sì, sei ingrassato, sì. Sì, che è vero. Amore mio, amore mio. Buongiorno ragazzi, io ho appena svegliata letteralmente, quindi ho ancora la faccia gonfissima. Adesso facciamo skincare e make up. Nel frattempo, come al solito, il mio Starbucks. Cin cin. Ho già lavato il viso, ho utilizzato il The Bubble Double di Yepoda. Questo è un detergente in schiuma molto delicato e l'ho utilizzato mentre facevo la doccia. Adesso andiamo ad idratare la pelle, ragazzi, con il freddo ed il vento che ci sono qui in inverno. È incredibile, ma la mia pelle diventa secchissima, cioè da mista in estate diventa secchissima, secchissima in inverno. Quindi applico il mio siero, questo è The Repair Hero di Yepoda. Non me ne è rimasto tantissimo, adoro questo siero, è idratante e contiene niacinamide, quindi mi aiuta con le macchioline per farmi sparire tutte le macchioline dei vari brufoletti e in più mi dà un po' di extra idratazione per la giornata. Che oggi uscirò a fare un po' di shopping con la mia amica Lisa, che è finalmente tornata ad Amsterdam, quindi sono contenta di rivederla. Di solito in realtà mischio il siero alla crema idratante, oggi invece facciamo un'applicazione un po' più corretta, ma se siete di fretta è comunque una cosa secondo me fattibile. E adesso crema idratante, applico sempre di Yepoda, questa è la The Make My Day Cream, crema idratante che utilizzo sempre la mattina. E questa è più o meno la quantità che vado ad applicare, un po' anche sul collo. Ok, sento la mia pelle che sta tipo bevendo la crema idratante, ragazzi, perché la sentivo veramente super super secca oggi. Mi piace questa crema perché è idratante al punto giusto e si assorbe molto in fretta, quindi posso passare subito al make-up. Tra l'altro, come al solito, ho uno sconto speciale, un codice sconto speciale che mi ha dato Yepoda per voi. Ve lo lascerò qua in sovraimpressione. Ricordatevi che non ci guadagno mai niente se utilizzate i miei codici sconto, perché appunto ci tengo sempre a puntualizzarla questa cosa. E ricordate anche che qualsiasi acquisto facciate sul sito di Yepoda entro 30 giorni potete avere il rimborso completo, che è una cosa che rarissimi brand fanno, ma è proprio per farvi capire la qualità di questi prodotti e quanto Yepoda sia sicuro della qualità dei suoi prodotti, appunto. Un altro prodotto che vi consiglio tantissimo di Yepoda è The Mist Have. Questa, sì, l'ho quasi finita anche questa. Questo è uno spray idratante e quando la pelle è molto secca lo porto con me in borsetta e ogni tanto durante la giornata spruzzo. Questo evita anche al make-up di disintegrarsi completamente. Adesso primer, vado ad applicare questo di Fenty Beauty, è il Pro Filter Instant Retouch Primer. Questo lo utilizzo quando la pelle è un pochino più secca perché non è proprio opacizzante, ma oggi non ho bisogno di prodotti opacizzanti assolutamente, anzi, ho bisogno di un po' di idratazione in più, anche se in realtà fuori non mi sembra che ci sia tantissimo vento oggi, per fortuna, la mia pelle risente tantissimo, ragazzi, con questo tempo del Nord Europa frizzantino. Applico sempre il mio Dior Forever colorazione 1N. Purtroppo lo sto per finire, quindi vado a recuperare il recuperabile da dentro la boccetta. Non penso di poter fare più di un paio di applicazioni ormai. Riguardo invece il prossimo viaggio, la prossima destinazione, avete indovinato in tanti. Non vi spoilerò, ma avete indovinato in tanti, anche perché è più o meno lo stesso periodo in cui ci sono andata anche l'altra volta in questo posto, quindi mi sa che anche da quello avete capito. L'unico leggero problemino di questo fondotinta, ragazzi, sapete qual è? Il fatto che un pochino ossida.
quindi tende a scurirsi leggermente durante la giornata. Quindi questa è un po' una, diciamo, una pecca di questo fondotinta, che però ha un effetto naturale airbrush incredibile. Correttore sto utilizzando, anzi sto per finire, questo di Clio Makeup. Ok, blush uso questo di Diego Dalla Palma, polvere compatta per guance, powder blush colore 11, eccolo. Molto molto naturale, molto chiaro questo colore, mi piace un sacco. Un po' di bronzer, applico come al solito la mia Hoola. Illuminante, applico Cookie di Benefit. Applico un po' sull'angolo interno. Questo è il mio metodo preferito per sembrare super super sveglia, fresca e riposata. Anche se in realtà sei in coma totale, stai ancora dormendo come me in questo momento, tipo. Adesso mascara, vado a provare per la prima volta con voi. Questo di Lancôme è il Lash Idol. L'ho trovato all'interno del calendario dell'avvento, in full size, ragazzi. Udite, udite. Vi dirò, non mi sembra affatto male questo mascara, mi piace. E adesso come rossetto vado ad applicare, questo è uno dei miei rossetti preferiti da quando l'ho scoperto, ho un mini size, dovrò prendere quello in full size, ed è questo rossetto di Rare Beauty che si chiama Humble, è un rossetto matte. Quindi mia family, questo è il nostro trucco completo, che ne dite? Sono innamorata di questo rossetto, quindi non potete dirmi che non mi piace perché è bellissimo. Ok, pronta, usciamo. Niente ragazzi, ho appena salutato la mia amica, robine prese, shopping. Abbiamo fatto un... abbiamo passato un pomeriggio bellissimo, non sono a fuoco. Abbiamo passato un pomeriggio bellissimo, abbiamo chiacchierato tantissimo, dovevamo aggiornarci su un sacco di cose, e perché non ci vedevamo da un po'. E quindi mi dispiace che non ho filmato, ma... lo sapete, quando sono con i miei amici, specialmente se non li vedo da un po', cerco di non stare tutto il tempo con la videocamera accesa, ovviamente, e quindi mi dispiace non avervi reso partecipi di questo pomeriggio di shopping, ma ci siamo veramente perse in chiacchiere costanti tantissimo e dovevamo aggiornarci su un bel po' di cose, come voi ben sapete, quindi sì. Adesso sto tornando a casa e tra un po' vi faccio vedere le cosine che ho preso. Sono sicura che i gatti staranno morendo di fame. Ciao patatini, gatta Stellina viene a salutarmi fino alla porta d'entrata solo quando ho veramente fame. Ciao Bubu. Ciao amore mio! Verso le ciotole, verso le ciotoline, perché noi abbiamo tanta fame. Vuoi la papa? Vuoi la papa? Mi sembrava di capire, sì. Arrivo, arrivo. Mi tolgo le scarpe ed arrivo, gatto Dem. Sì, un attimo. Avete fame per caso? Mi sembra di capire che avete fame per caso? Sì? No, se anche gatta Stellina miagola vuol dire che è davvero grave la situation. Tu invece miagoli per tutto, quindi per te è la normalità. Anche oggi rigorosamente Almo Nature, abbiamo però salmone con tonno, perché filetto di tonno rosso, non riesco più a trovarlo che è il loro preferito, quindi... con il concerto in sottofondo oggi appunto abbiamo questo salmone con tonno. Prima di cambiarmi e mettermi comoda devo svuotare la lavastoviglie, che tra l'altro, visto che siete tipo una fonte inesauribile di informazioni utili, volevo chiedervi: stamattina per la prima volta mi è capitato di sentire degli strani suoni tipo bip bip dalla lavastoviglie, e non mi era chiaro che cosa fosse, e poi aprendola ho visto che sul display c'era scritto H2O, ed è tipo un errore. Mi sono informata su internet e sembra che quando esce questo errore praticamente non ci sia abbastanza acqua che arriva all'asciugatrice, questi sono i miei due spritz che mi sono bevuta, alla lavastoviglie. Vorrei capire se c'è qualcuno di voi che sa consigliarmi che cosa devo fare, cioè devo chiamare un tecnico o posso risolverla da sola questa cosa, perché in realtà ho controllato e la parte dove esce l'acqua praticamente non c'è nessun tipo, non è ostruita, non c'è nessun tipo di ostacolo e l'acqua dovrebbe poter uscire come ha sempre fatto. Non ho mai avuto questo errore, quindi
Se c'è un modo per risolvere, se c'è qualcuno di voi che se ne intende, per favore nei commenti fatemi sapere, perché non penso di riuscire più ad utilizzare la lavastoviglie fino a quando arriva un tecnico o riesco a risolvere questo problema. Ecco, stavo riprovando e questo è l'errore che mi esce, H2O. Non ha mai fatto questo problema e la marca è Whirlpool. Non lo so, mi sa che dovrò chiamare un tecnico. Se qualcuno lo sa veramente aiutatemi, perché non sta funzionando più. Quindi la spengo. Volevo farvi vedere le cosine che ho preso. Siamo passate sia dal negozio Yankee Candle e ho trovato questa box in saldo, ragazzi. Mi sono innamorata di queste due fragranze. La prima è Snow Globe Wonderland, ragazzi. Di questa mi sono innamorata, non l'avevo mai provata ed è buonissima. Non so veramente descrivervela, ma è molto invernale, è comunque però molto fresca e sa di pulito, e poi, e non è particolarmente dolce, e poi c'è questa rossa, è la Peppermint Pinwheels. Questa sa di candy cane, quindi ha un profumo forte di menta, ma ha anche delle note speziate di cannella, quindi anche questa è molto molto invernale, devo dire. Speravo di trovare proprio la candy cane, ma non la fanno più, mi sa che era edizione limitata, ma in compenso appunto c'è questa, che comunque anche questa è molto menta, molto fresca, e quindi sì, ho preso queste, ma prevedo di tornare al negozio molto presto perché ormai sono un'abitué lì. Se non sapete dov'è, ad Amsterdam, si trova all'interno del centro commerciale Magna Plaza, che è vicino Piazza Dam, e c'è appunto un piccolo negozio Yankee Candle, ma hanno tantissima tantissima scelta. E poi altra cosina che ho preso, siamo passate un attimino da Lush, non avevo in mente di andarci in realtà, ma vedendolo così mi sono ricordata che ho finito il mio detergente per il corpo, ed è il Posh Chocolate, ragazzi. Questo è appunto un body wash, ed è il Posh Chocolate, ragazzi, è un body wash, appunto un detergente per il corpo. Sa di cioccolato, vi giuro, sa di budino al cioccolato puro, non ha altra profumazione, non ci sono altre note, è semplicemente cioccolato. Io lo adoro, specialmente in queste fredde giornate invernali, per me veramente mi dà, è super goloso, non lo so, è un modo molto piacevole per iniziare la giornata. Avevo preso quello piccolino e siccome mi è piaciuto talmente tanto, adesso ho voluto prendere la versione maxi, insomma, da 225 grammi. Anche all'interno, cioè anche guardandolo, sia la consistenza che il colore, è naturalmente, cosa più importante, il profumo, sa, cioè è proprio budino al cioccolato, sembra budino al cioccolato. Io se non sapessi che non è commestibile, vi giuro, lo assaggerei. Lush è pazzesca per queste cose, e appunto questo è il mio nuovo detergente preferito, e è fantastico, vi giuro, dovete provarlo. E poi sono stati gentilissimi perché ci hanno regalato sia a me che a Lisa una maschera fresca per il viso. Questa è, ci hanno dato tre opzioni, una era per pelli miste, l'altra era tipo all'aglio, e quindi l'abbiamo scartata perché insomma come profumo non è il massimo, e quindi abbiamo preso entrambe la BB Seaweed, che è invece idratante e nutriente. Tra l'altro mi sono ricordata che questa, essendo una maschera fresca, devo conservarla in frigorifero, quindi stavo per metterla in bagno accanto agli altri prodottini, invece devo metterla in frigorifero, hanno anche una scadenza e molto una durata molto breve, infatti la scadenza è il 5 febbraio di questa, ma appunto sono maschere fresche, quindi sono ingredienti freschi e scadono, quindi devo utilizzarla. Ho provato molte maschere fresche Lush, lo sapete, ne abbiamo anche parlato tipo secoli fa, ma questa non l'ho mai provata, quindi sono molto molto curiosa, e arriva proprio nel momento giusto in cui la mia pelle è super secca. Uno dei giochini preferiti di Gatto Denver, dovete sapere, è quando io gli lancio le crocchette e lui le rincorre. Il problema è che comunque mangia, però almeno un po' si muove, diciamo. Bubu! (Ride)
bravo, Bubu. Sei un cacciatore nato, gatto Denver. Sei un cacciatore nato? Che bravo. Come corre, mi fa impazzire. Che bravo, amore mio. Che bravo, amore mio. Sei bravissimo, amore mio. Purtroppo gatta Stellina in tutto ciò non vuole mai partecipare quando giochiamo, perché è pigra. Da Stellina, io ci provo. Dai. Dai, due passi li hai fatti. Tieni, gatto Denver. E tu, gattina? No, se ne va. Ma no, gatta Stellina. Quello non è per te, gatta Stellina. Questo è un regalo e non è per te. Gatta Stellina? Gatta Stellina? Sorvoliamo il fatto che ho ancora l'albero. Ragazzi, ve l'ho detto nell'altro video. Fino alla prossima settimana rimane. Gatta Stellina, non vuoi giocare? No, le guarda e... niente. Guarda la crocchetta e la lascia. La crocchetta, gni gni gni. La crocchetta, patatina. Niente, vado a raccoglierla perché e se te la metto proprio qua, te la devo mettere così. Ecco, la mangia proprio. È sazia, gatta Stellina, non ha proprio fame. Ok, gatta Stellina, ok. Ho capito. Tu invece? Tu invece? Toh. Poi la cerca. Dove è andata la crocchetta? Dov'è? Ah, eccola, trovata. Trovata. Ancora una? Ancora una? Stavo pensando alla cena. Non faremo niente di eccezionale stasera perché ho una voglia matta di pastina con il formaggio. Che in teoria vorrei avere il formaggino, ma qui non esistono. Però c'è questo cheese spread. È un formaggio spalmabile e vi giuro è molto molto simile ai nostri formaggini come sapore. Quindi aggiungerò questo a della semplice pastina. Queste sono le stelline Plasmon. Io adoro le stelline, sono la mia pastina preferita e ovviamente le faccio sì con il brodo, ma a volte ho proprio voglia di pastina con il formaggino. Non lo so, sono l'unica. Era una cosa che mangiavo da piccola e mi è rimasta. Adoro la pastina con il formaggino, ragazzi. Infatti un'altra cosa mi sta venendo in mente, che devo farmi spedire dall'Italia, sono i formaggini, perché qua veramente mancano. Forse potrei aggiungere anche qualche pezzettino di questo formaggio che è molto dolce. Pastina con formaggino pronta, ragazzi. Gnam gnam. Buona cena. Cenetta finita. Adesso, ragazzi, andrò a struccarmi perché voglio sempre struccare la pelle prima possibile. In realtà ho appena rientro, appena ho finito di filmare, in modo da lasciarla respirare pulita. Tra l'altro volevo darvi un piccolissimo aggiornamento sul vicino ladro. Vi ricordate quello che mi ruba i pacchi, eccetera, eccetera? Allora, non vorrei, insomma, se non sapete tutta la storia, ne ho parlato in altri vlog e quindi andate a vedere perché è una storia un po' lunga. Praticamente c'è questo vicino che ha rubato diversi pacchi sia a me che ad un'altra vicina, e penso anche ad altre persone, ma io so solo di lei perché la conosco, e tra l'altro pacchi anche molto costosi, che io poi per fortuna ho avuto il rimborso, però erano molto costosi. E sembra, so che è stato lui perché una volta è venuto a restituirmi uno dei pacchi che mi ha rubato, sì ve lo giuro, dopo averlo aperto, cioè vabbè, assurdità. Ho visto l'altra sera che c'erano altre persone all'interno di questo appartamento, cioè se ne sono andati, non ci posso credere. Allora non capisco se, perché l'appartamento so che loro non erano in affitto, quindi o l'hanno venduto oppure forse l'hanno affittato. Fatto sta che mi sembra non ci siano più loro lì, ragazzi, e io stavo tipo facendo i salti di gioia, vi giuro. Forse perché anche si era creata una situazione insomma un po' così, visto che tutti sapevano che fosse lui, quindi e quindi sì, ottime ottime notizie.
adesso devo verificare, capire meglio, perché magari hanno lasciato la casa, che ne so, a degli amici, quindi devo un attimino verificare, però sembra che, incrociamo le dita, ma sembra che non ci siano più ragazzi, quindi non dovrò più stare attenta ai pacchetti, eccetera, che me li rubano, quindi non dovrò più correre come una matta quando so che mi lasciano un pacchetto giù nella hall, insomma, dello stabile, quindi sono molto molto contenta per questo aggiornamento, ecco, piccolo aggiornamento che spesso mi chiedete come sta andando con il vicino che mi ruba i pacchetti, quindi insomma questa è la grande novità che appunto spero davvero non ritornino più. Io adesso appunto vado a struccare il viso e poi mi metto subito subito al montaggio di questo vlog, così sarò online domani alle 17:30, che in realtà oggi non ho caricato un nuovo video, ma ne sto filmando uno per domani, quindi appunto voi vedrete questo video però domani, che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, mia family, vi mando un bacio gigantesco, vi auguro un buon weekend, fatemi sapere che cosa farete questo weekend, qui c'è l'International Tulip Day sabato, quindi andiamo, appunto c'è una distesa di tulipani nella Museum Plain ed è, sarà bellissimo, e si possono anche prendere dei tulipani e portare a casa un mazzo, insomma, quindi è bellissimo e finalmente si sente ogni anno quando c'è il Tulip Day, so che non che la primavera è alle porte, però è un primo assaggio di primavera, il primo assaggio di primavera dell'anno, diciamo un piccolo assaggino, quindi mia family, ma bacio grandissimo, buon weekend, venite qua che il nostro abbraccio finale non può mai mancare e come sempre deve essere ancora più forte, perché poi non ci rivediamo fino a lunedì, quindi venite qua che vi stringo fortissimissimissimo e a lunedì, ciao!